Allora, questa qui è una chiusa, sì. La prima al mondo. Perché è stata fatta? Perché se andando di là c'è la Darsena e lì arrivavano le pietre per il Duomo, solo che era lontano, perché adesso uno dice vai carico in macchina, le porto su, non era così semplice allora. E lo hanno fatto, dove siamo andati l'altra volta alla chiesa di San Bernardino alle Ossa, c'era un laghetto e c'era un canale che collegava la Darsena a quel lago. Dato che c'è un dislivello tra i due, non mi ricordo se era l'acqua di... credo che tornasse indietro l'acqua del laghetto. Cosa hanno fatto? Prima avevano provato a fare una cosa che non ha funzionato, complicatissima. Poi due ingegneri... E non lo so, è molto, molto confusa la spiegazione che, che ho trovato su internet. Naturalmente sono scomparsi i nomi di due ingegneri di cui ho perso, dato che adesso mi servono, non trovo il nome. Uno era Aristotele, si chiamava Aristotele di nome. Due ingegneri si sono inventati sta cosa, sì. Cioè la chiusa, che ha quel principio per cui si chiude da due parti, entra dentro la barca e cambia il livello. Questa cosa che per noi è ovvia, prima di questa chiusa non esisteva in nessuna parte del mondo. Ah. Si parla di fatti del 1497. Quando si parla del canale di Panama, non potrebbe esistere senza quello che hanno inventato questi due architetti qua. Perché non si riusciva a spianarlo proprio tutto per fare in modo che da una parte all'altra fosse lo stesso livello. Beh, d'altronde in effetti i romani facevano gli acquedotti per superare questa cosa. E però per giù gli acquedotti non passavano le navi, qui passavano. Ah, quello chiaro. Qui passavano le navi. Quindi hanno inventato, questi due architetti hanno inventato questa cosa ed è la prima al mondo. Quando Leonardo progetta le chiuse, ovviamente si basa su questo. Allora si chiamava Conca di Via Renna. Perché? Perché da due parole, via, strada, e renna, che in milanese significava sabbia, anche in italiano, con una N sola, arena, l'arena, perché arena, arena, la sabbia. Questo nel 32 hanno, questa è stata fatta, ho trovato nel 498, nel 499. In realtà 1400, nell'iscrizione c'è scritto 1497, l'anno della, però quello è perché è l'anno della morte di Beatrice d'Este, che ha solo 20, aveva 22 anni e morta di parto, diciamo, c'era la mala sanità anche allora. Questo nel 32, lì c'era, dove vedete adesso la strada, continuava, c'era proprio un naviglio che arrivava fino a Via Laghetto, vicino al Duomo, e là continuava e andava verso la Darsena. Tra i progetti dell'Expo c'è quello di ricollegare questa conca alla Darsena. Sono 3 milioni di euro. Non si sa. Non si sa. Non vabbè. Si sa quanti saranno la fine. Considerato, vabbè, ma il progetto non è buttar via i soldi, perché magari tra 10 anni ci riescono. Il punto è che, dato che continuano a tagliare i soldi per l'Expo, come vedete è questa conca è piena di pesci. Vabbè, dicevi che il progetto che avevano fatto, avevi sentito che non volevano farlo, era meglio se lo facessero. No, parlavo della linea d'acqua dalla Darsena a Rò. Perché fare una via d'acqua che non è navigabile, secondo me non ha senso. Vabbè, sì. Ora,